Buon pomeriggio e bentornati a questa nuova edizione pomeridiana di TR24 Sport. Apriamo con il calcio, non vanno oltre al pareggio i Molese Ravenna contro San Benedettese Gian Erminio negli scontri tra le mura amiche del 26esimo turno di Serie C. Il Rimini invece regge per oltre un'ora contro la Feralpi Saloma, poi si arrende per 3-1. È un martedì di magra per le formazioni romagnole di Serie C. L'Imolese al Bacilega sbatte contro il muro eretto dalla San Benedettese e racimola solo un punto nella 26esima giornata di campionato. Tante le occasioni sprecate dai rossoblù, soprattutto nella ripresa quando Lanini centra una traversa da calcio da fermo e il rallenti sembra negare il gol ai romagnoli. Sfida che termina quindi a reti bianche con qualche protesta. Al Benelli il Ravenna getta al vento una vittoria con la Gian Erminio che sembrava già in cassaforte con la rete di testa firmata da Nocciolina 14esimo. Ospiti che non mollano mai, nella ripresa salgono in cattedra. Dopo un palo centrato da Mutton al minuto 79 il definitivo pari per 1-1 arriva all'ultimo soffio con Perico. Regge invece per oltre 60 minuti un bel Rimini al Romeo Neri contro la Feralpi Salò. La traversa colpita da Montanari è di buon auspicio per i biancorossi, ma nella ripresa al 68esimo Maiorini dalla distanza infila Nava per il vantaggio. Il Rimini perde lucidità e il 2-0 arriva da calcio di rigore realizzato da Caracciolo. Non demordono gli uomini di Martini che sempre dagli 11 metri accorciano la gara con Palma a minuto 82, ma a far cadere dopo 16 mesi l'imbattibilità dei romagnoli ci pensa Marchi nel recupero in contropiede. È la sera del grande derby tra Forlì e Cesena. Alle ore 20:30 allo stadio Tullo Morgagni, i biancorossi ospiteranno la capolista nel turno infrasettimanale di Serie D della 27esima giornata. Vediamo le ultime nel servizio. Testa contro coda, questo il riassunto in tre parole per la sfida tra Forlì e Cesena. Un altro derby si apre per il Cavalluccio capolista che dopo quello vinto sul Sant'Arcangelo vuole continuare la marcia inarrestabile verso la promozione. Un impegno però non da sottovalutare per il tecnico Angelini. Sulla carta molto più impegnativo, anche per quello abbiamo già giocato. Abbiamo vinto, questo ancora lo dobbiamo giocare, quindi... Però insomma, Forlì è da quest'estate che è reputata come una squadra da primi posti, poi non so i problemi che hanno avuto perché ovviamente io non ci sono, quindi, però a giocatori sono giocatori molto forti. In una partita possono battere chiunque. Dall'altra parte c'è un Forlì cambiato rispetto a quello visto all'andata, senza contare che in campo i Galletti indosseranno la speciale maglia celebrativa per il centenario della società. È una partita importante, di prestigio, soprattutto per la città, per i giocatori, per tutti, però è sempre una partita da tre punti con una squadra, come ho detto prima, importantissima, che però noi sono sicuro che venderemo cara la pelle perché... Secondo me la squadra è in un buonissimo momento, qualcheduno si metterà a ridere, ma io ci vivo dentro, li vedo allenare, vedo i comportamenti, gli atteggiamenti, la squadra è molto presente. Sarà proprio una sfida ricca di ricordi per Emanuele Cascione, quella di questa sera appunto tra Forlì e Cesena. In estate vicinissimo al ritorno in bianconero, poi il passaggio al Sant'Arcangelo e per poi arrivare poche settimane fa in biancorosso. Senza ipocrisia ti dico la verità, in questo momento la cosa che mi preme di più è vincere la partita per il Forlì, ma non lo dico per arruffiammannarmi nessuno, lo dico perché ci credo veramente, perché in questo momento, come ha detto il mister, la squadra mentalmente sta molto bene, si è ricompattata dopo un periodo difficile ed è arrivato il momento di raccogliere un po' i frutti di quello che abbiamo seminato finora. È normale che davanti c'è una squadra che sta molto bene e viene da tante vittorie, quindi è una partita un po' complicata, però vedendo le potenzialità in campo sia nostre che loro, penso che non ci sia così tanta differenza come in questo momento dice la classifica. Questa squadra è stata costruita molto bene. Non li vedo, avevano qualche problema in porta, poi dopo l'hanno risolto. In
dietro hanno acquistato giocatori di categoria, davanti già erano messi bene prima, adesso sono riusciti a mettere anche della quantità, quindi è una squadra costruita molto bene, però ho detto, in questo momento noi veniamo da un momento che anche se la classifica non lo dice, stiamo bene e ci crediamo molto. Passiamo alla pallacanestro. In casa Tigers Cesena c'è ancora molto da fare per puntare alla promozione in Serie A2. Infatti insieme all'Amadori in testa alla classifica c'è anche Padova a tallonare la formazione di Daniello e Trapani. I due hanno analizzato il momento della squadra. La forza di questa squadra è sicuramente che ognuno, che non ci basiamo sul singolo, però a turno ognuno riesce a dare qualcosa in ogni momento della partita. Il primo quarto è stato il mio momento e poi ci sono stati gli altri quarti dove siamo stati trascinati da altri ragazzi come Ema, come David, come Raschi. Secondo me la forza di una squadra si basa su questo, non affidarsi solo al singolo ma avere più opzioni e sicuramente più persone a cui affidare la palla nei momenti importanti. Non era semplice assolutamente questa partita perché sì, hanno 6 punti e sono gli ultimi in classifica, ma nelle ultime gare con l'arrivo anche di nuovi giocatori sono diventati una squadra appunto molto competitiva, quindi non era per niente una partita facile. Dovremmo migliorare sicuramente molto dal punto di vista difensivo che offensivo, perché alla fine, se non sbaglio, abbiamo fatto più di 90 punti. Il problema è che ne abbiamo subiti 80 e se vogliamo vincere il campionato sono troppi punti, ma stiamo migliorando e dobbiamo migliorare. E proprio Faenza resta a ruota delle due battistrada grazie al blitz vincente di Olginate. Vediamo. Siamo col capitano Mattia Venucci, una vittoria fortissimamente voluta e che avete conquistato. Sì, la volevamo fortemente per tanti motivi. Il primo è tornare a vincere, la seconda era in trasferta e poi regalare qualcosa ai tifosi che ci chiedevano da tempo, una reazione, soprattutto una reazione ma di portare in campo un atteggiamento, e quello sinceramente è stato fatto stasera. Ecco, una partita in cui avete mostrato nel primo tempo di giocare anche molto sotto canestro pur con 0 triple segnate. Questo è un ottimo dato secondo me, perché avete sempre sofferto ultimamente, poi sei arrivato tu 3 consecutive e hai dato una sterzata importante alla partita. Ma intanto sottolineo i 52 punti subiti. Abbiamo cambiato fisionomia alla squadra, è andato via Flavio, abbiamo preso Giorgio. Sicuramente la nostra forza ora si adatta, fa parte del gioco. Abbiamo più forza sotto canestro e cerchiamo i nostri punti di forza. Appunto, come hai detto te, i tre tiri fatti da 3 punti. E poi per quanto riguarda me le 3 triple, sinceramente devo ringraziare solo la squadra, lo staff, che non stavo facendo un'altra partita brillante come quella l'ultima contro San Vendemmiano. Mi hanno incitato, mi hanno detto ti aspettiamo. E niente, ho sentito la fiducia e l'ho dimostrata in campo. Diamo la linea a Luciano Poggi. Verrebbe da dire buona la prima, se non fosse per quel gol incassato negli ultimi minuti regolamentari. Purtroppo è finita 2-1 per la Roma, o per meglio dire è finita bene per la Roma, purtroppo per quel gol che mette un po' l'interrogativo sulle possibilità di potersi qualificare. Ieri sera ai quarti di finale ovviamente di Champions, ieri sera al termine dell'incontro Di Francesco ha parlato di 51-49 a livello di percentuali. Beh, io direi sicuramente qualcosa in più, anche perché sì, d'accordo, si è visto una squadra, quella del Porto, all'altezza della situazione, una squadra che è in grado comunque e pare in grado comunque di fare gol, soprattutto giocando in casa, ma è altrettanto vero che la Roma è una squadra in grado di farli i gol, e a quel punto il discorso ovviamente sulla qualificazione sarebbe chiuso. Dall'altra parte il Paris Saint-Germain, che mancava di Neymar e Cavani, è addirittura passato prepotentemente
contro il Manchester United. E adesso arriva il momento dell'Europa League e lì c'è la grande forza dell'Italia, perché sono tante le squadre, come ben sappiamo, le due eliminate dalla Champions più la Lazio, e dunque aspettiamo prima di giudicare la settimana per intero. Non ci sono altri aggiornamenti per lo sport, ma rimane sempre disponibile il nostro portale tr24.it e i nostri canali social su Facebook, Twitter e YouTube. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata sui programmi di TR24 e Teleromagna.